Guardariso con Non voglio mica la luna. Che non soltanto di andare, fare l'amore, ma senza aspettarlo da te. Non voglio mica la luna, che non soltanto sono. Benvenuta Domenica Inn. Grazie, completamente sorda. Da... Però sei molto sexy. Beh sì, insomma, sorda ma sexy, quello è l'importante. L'importante è che non è che non lo vedono che io sono sorda. L'importante è che tu ci abbia cantato, visto che stiamo celebrando, certo, gli anni 80, una canzone che ha spaccato. Allora non sì, si diceva sì, ha spaccato, ma è andata così, non si insomma. Diceva, è vero, non si diceva. Non si diceva, questa è proprio la cosa più non recente. Non me lo ricordo, però. Però sì, quel festival dell'84, insomma, uno se lo ricorda per sì, questa canzone. Beh, tu te l'aspettavi. Mi ha cambiato la vita. Ti ha cambiato la vita. Ero già stata fortunata ad arrivare al festival di Sanremo. Ad essere lì a presentare la tua canzone. L'anno prima avevo fatto Oramai, sì, quindi era andata bene, ma con Non voglio mica la luna, che il giorno dopo poi per la strada tutti quanti la cantavano, ma no, non me l'aspettavo. Ve lo ricordate proprio voi, Claudio, te la ricordi quando era la prima apparizione di Ma me la ricordo festival come fosse ieri, anche perché altrimenti sarebbe grave ricordare quanti anni. Siccome lei non li denunciamo, non si vedono. No, si vedono, no, lo sai che la... siamo quasi lì, qua, insomma, cioè no, un po' più, meno, lì, meno, più. Non è vero. Non si dice, microfono. Però sì, vabbè. Lei dimentica che facendo la radio ci vuole il microfono. Ma io per io penso sempre avercelo dentro la gola, invece lo devo prendere. Hai la voce forte, sì, però sì, voce... Anna, sì. No, non è passato. Vocalmente, secondo me, sei migliorata nelle intenzioni. No, ma guarda, io oggi veramente secondo ti dico la verità, è tutto il giorno che tento di ci sono di quelle giornate che non sento niente, sono completamente sorda, però chi se ne frega, l'importante è farlo. Certo, chi se ne frega. E poi devo dire che questa canzone, oltre al fatto che ha avuto un successo strepitoso, però secondo me era una canzone anche un po' femminista, vero Enrica Bonaccorti? Tu che in quegli anni era... Io non mi ricordo il testo, adesso mi trovi impreparata. Non voglio mica la luna, voglio solo far l'amore con te. Lo sai che questa la cantavano quando c'erano gli scioperi, cantavano Non voglio mica la luna, ma scherzi, anche perché era... È una dichiarazione bellicosa sì, ma era delle donne, una forma dialettale, Non voglio sì, mica la luna, una chiara forma sì, dialettale, che Albertelli, che allora faceva la pubblicità, lui era abituato a costruire queste frasi d'effetto. Beh, una frase secondo me che insomma spiega bene anche che rimane e prese questa cosa dialettale, così non voglio mica la luna. Mi ricordo il resto del testo. Bravo. Ma facciamo un passo indietro di qualche anno, perché sai che noi facciamo sempre qualche sorpresina agli ospiti. Questo credo fosse il 1981. Come ti senti adesso, in attesa di questo spettacolo? Normale, perché tanto non ho nessuna illusione. Com'è andata? Ma non lo so. Fai vedere le mani. Non tremi neanche? Sì, tremano. Ti sei liberata? Sì, era come se avessi l'influenza. Castrocaro, 1981, dove forse hai conosciuto Zucchero? Guarda, quell'anno c'era Zucchero, Eros Ramazzotti e c'era Stefano Sani. Però quell'anno vincemmo a pari merito io e Zucchero. Uh-huh. Io non me l'aspettavo proprio di vincere, ma proprio... E Zucchero con che canzone? E Zucchero, anche lui era una canzone...
io ero scappa via e lui non lo so, che era una canzone sua. Sì. Io andai a casa sua, sì, e perché era Vera, che era il patron del festival di Castrocaro, mi disse: ti mando da un ragazzo giovane, mm-hmm, che farà parte poi anche lui del festival. E io gli diedi a casa sua e mi scrisse questo Scappa Via, che poi dopo scrisse lui. E arrivamo pari merito, c'era, me lo ricorderò sempre, un Eros Ramazzotti con una camicia di pizzo rossa, wow, nera, con tutti i boccoli biondi, ricci. No, è stato... Ecco, anche tu avevi dei bei ricci, devo dire. Sì, io ero tipo Marcella i ragazzi, Bella. I giovani a quel tempo, come abbiamo visto lei, ci avevano forse anche più grinta di quelli di oggi per emergere. Ma sai, lei era bella. Noi dovevamo conquistarci tutto, perché non arrivavamo dai talent, dovevamo coccolati. C'era Castrocaro per l'appunto, quindi ci si giocava tutto ma lì. Ma noi non ci facevano il look, ci preparavano le scenografie, le coreografie, queste là. Noi dovevamo non uscire. È vero, tu i look li facevi, dai, hai fatto da Luca solo, d'Anna. Sì. Beh, lui ha sempre cosa avuto una certa l'ho fatto per Anna Oxa nel 78, versione appunto, punk. Quindi li facevi ancora prima. Ma io devo dire che con Fiordaliso è un caso unico, cioè? Perché sei veramente perché fiorita, sei diventata meravigliosa, la voce, tutto, meravigliosamente parlato. Grazie, secondo grazie. Me era bellissima anche allora, ma adesso è veramente è spettacolare. Grazie, va grazie, bene, io verrò qui e sempre fammi fare dei complimenti. Grazie davvero di essere stata qua, di aver celebrato con noi questi anni 80.